Padre Pio una volta disse ad alcune persone, dice, voi non potete mai immaginare che le anime purganti che salgono su questo monte per le mie messe e le mie preghiere sono molto, molto, molto più numerose delle persone viventi, sono molto più numerose dei viventi. Questo a significare come qui a San Giovanni Rotondo potremmo dire le anime purganti durante la messa di Padre Pio erano di casa. Ma è pur vero che in ogni santa Eucaristia c'è sempre la presenza dei nostri defunti, c'è sempre la presenza di chi noi amiamo e ricordiamo nella messa e anche loro si ricordano di noi. Noi, che spesso siamo troppo occupati nelle cose umane, dimentichiamo la nostra anima, dimentichiamo i nostri bisogni spirituali, siamo molto attenti agli aspetti materiali della nostra vita. Non dico che è sbagliato, ma riserviamo nella migliore delle ipotesi gli avanzi, le molliche, si dice dalle mie parti, alla nostra vita spirituale. E in questo dimentichiamo quando sia importante, ancor di più delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici, delle opere di bene e delle sante messe che noi possiamo far celebrare e fare in suffragio delle anime del purgatorio, dicevo, è ancora più importante il potere, tra virgolette, che le anime purganti hanno nei confronti nostri di pregare. Perché le anime purganti pregano per le persone che hanno incontrato nella loro vita, pregano per i loro familiari, dei genitori pregano per i loro figli, dei figli pregano per i loro genitori, per i loro fratelli e per le loro sorelle. C'è appunto, direi, questo scambio di preghiera tra noi e tra il cielo, tra le anime purganti. Uno scambio di preghiera che è fondato su quella verità di fede che è la comunione dei santi. Noi sappiamo che tra cielo e terra, nella logica di Dio, vi è una profonda unione, vi è una grazia che circola. Quando io, come cristiano, faccio il bene, vivo la volontà di Dio, il bene non me lo tengo solo per me, ma circola per tutti, per i viventi e per i defunti. Quando io, come cristiano, pecco, ferisco non solo me, ma vado ad intaccare anche questa comunione dei santi. Quando le anime purganti ricevono grazia e misericordia, questa grazia e misericordia è per loro, ma nell'amore di Dio si diffonde anche per quanti sono ancora sulla terra. Ecco, è bello allora venire a San Giovanni Rotondo e ricordarsi che qui bisogna non solo pregare per i viventi e per i defunti, ma anche e soprattutto bisogna pregare e ricordarsi che loro, le anime purganti, pregano per ciascuno di noi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.